Ciao, io sono Lori, benvenuti sul canale. Oggi parliamo di moda sostenibile. Perché bisognerebbe allontanarsi sempre di più dal fast fashion per passare a un modo di vestirsi più consapevole e sostenibile? Questo perché l'industria della moda è uno dei settori che producono più rifiuti, quindi il settore tessile è uno di quelli più inquinanti. Ogni anno appunto vengono prodotti tantissimi rifiuti tessili che poi si riversano in mari, fiumi, laghi e contribuiscono ovviamente all'inquinamento ambientale. Quindi per spezzare un po' questa catena bisognerebbe allontanarsi da quel tipo di moda veloce, appunto fast, che propone questi trend che passano velocemente e proprio l'industria della moda stessa che tende ad alimentarli, ovviamente perché ha un grande guadagno, no? Ti fanno capire che per essere in trend appunto con la moda del momento devi avere quel capo non tra un mese, tra 15 giorni, ma oggi, proprio oggi, perché questo trend oggi c'è, magari tra qualche giorno non ci sarà più, sostituito da un altro. Quindi ti fa correre a comprare quel capo che magari indosserai soltanto una volta. Chi sta dietro a questo sistema, appunto una vittima della moda, riesce a cambiare del tutto il suo guardaroba anche nel giro di 15 giorni. Questo perché i brand che producono appunto fast fashion sono brand molto economici, li conosciamo tutti, non sto a fare nomi, però anche online, insomma, sappiamo che ci sono dei brand appunto che propongono abbigliamento sotto costo. Questo perché i lavoratori che producono quel tipo di abbigliamento sono sottopagati, sottoposti a turni di lavoro massacranti, a volte sono anche minorenni, per non dire bambini, che vengono fatti lavorare ore e ore senza nessun tipo di tutela. E non solo questo, ovviamente anche i materiali sono scadenti, quindi i vestiti si deteriorano in fretta e vanno sostituiti, e tutto ciò contribuisce appunto a produrre tanti rifiuti. Quindi per spezzare questa catena senza svuotarci il portafoglio, perché tutti sappiamo che comunque i brand altamente sostenibili purtroppo sono cari, questo perché pagano bene i loro lavoratori giustamente e utilizzano tessuti ecologici però anche di qualità e quindi un po' esosi come prezzo. Chi non se lo può permettere però non deve rinunciare a vestire sostenibile, perché ci sono tantissimi mercatini vintage, tantissimi mercatini dell'usato, e sfruttando appunto il comprare di seconda mano, il famoso second hand, possiamo vestirci bene, alla moda, con tessuti di qualità e però rispettando l'ambiente. Oggi vi volevo far vedere alcune cose che ho trovato io in un mercatino vintage e per farvi vedere che comunque ci sono cose carine che sembrano praticamente nuove e possiamo appunto divertirci a seguire la moda senza inquinare l'ambiente, rispettando i lavoratori e dando lunga vita agli abiti, quindi verranno passati di mano in mano senza poi finire nei rifiuti, insomma, troppo presto, perché i tessuti comunque sono di qualità, durano e quindi la vita potrebbe essere più lunga. Quando noi ci stanchiamo di una cosa, potrebbe passare a un'altra che cioè lo vede in buono stato e quindi lo potrebbe acquistare. E possiamo anche noi stessi rivendere i nostri vestiti grazie a tantissime app che adesso ti permettono di vendere online i tuoi capi. Quindi c'è modo di aiutare il mondo della moda sostenibile, anche se in teoria non ci potremo permettere di acquistare direttamente da questi brand. Quindi vi faccio vedere al volo che cosa ho trovato io. Un capo lo sto proprio indossando, che è questa blusa di questo lilla molto acceso. Mi piace tanto perché ha le maniche a palloncino, la trovo anche un po' carina, elegante e molto bella. Io l'ho abbinata, non so se riesco a farvelo vedere, a una gonnellina nera, però si può abbinare con jeans, si può abbinare con i pantaloni neri, insomma vi consente tanti tipi di abbigliamento. È molto carina anche messa sopra i vestitini per spezzare un po'
tipo un tubino nero. L'ho trovata molto versatile, di un ottimo tessuto, e di un brand anche molto conosciuto, non sto qui a farvi il nome, però l'ho pagata veramente poco perché appunto era di seconda mano. Vi faccio vedere altre cose che ho acquistato. Questo vestito che ho indossato oggi alla festa del cinema, ero stata invitata per un'intervista. A Roma si sta svolgendo in questi giorni la festa del cinema e ho indossato questo vestito che in realtà è un vestitino vintage e ha fatto veramente un figurone e niente, mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagato veramente poco e sono stata molto molto soddisfatta. È veramente lungo questo vestito. Veramente un abito molto, molto elegante. Poi vi faccio vedere che altro ho preso. Questo vestitino qui, non so se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, che io poi lo metto sblusato con una cintina in vita, perché a me piacciono, insomma, i vestiti con la vita segnata. E è molto carino anche da mettere in viscosa, è molto carino da mettere anche in questa stagione, magari con sopra un maglioncino oppure comunque un copri abito, insomma, un po' pesantino per non sentire freddo. E è molto carino anche con gli stivali. Poi ho preso questo che invece è in pura seta, nuovo sarebbe costato un occhio della testa, è un modello simile all'altro, anche questo lo metterò sblusato in vita con una cintina, e è un bellissimo colore che a me sta anche molto bene, quindi perfetto. Quindi ottimi materiali, si possono trovare anche dei brand piuttosto importanti e pagare comunque poco. Una gonnellina in ecopelle che andrò ad abbinare con questa camicetta, non so se riesco a farvela vedere, che ha le spalline leggermente imbottite e ovviamente anche questa la metterò dentro la gonna in questo modo qua. E mi piaceva perché era tutto questo bel rosso molto acceso. Altre cose che ho trovato al mercatino, che vi vado a far vedere adesso, sono queste due bellissime bluse. Allora, questa qui, che ha questa bellissima fantasia, è un po' cortina, quindi la metterò con i jeans a vita alta, comunque pantaloni a vita alta, e elegante, ma non troppo, insomma, si può mettere anche per tutti i giorni. E poi ho trovato quest'altra blusa, sempre in viscosa, acqua, quindi i qua sono anche, non sono piccolini, sono qua un po' grandi, quindi una bella fantasia ad alto contrasto e anche questa mi piace tantissimo. Lo stesso identico modello, quindi anche questa va messa con pantaloni a vita alta, gonne anche a vita alta e jeans a vita alta. Questo è tutto quello che ho trovato al mercatino. E quindi niente, provate a fare un giro in questi mercatini vintage oppure acquistate dalle app che vendono appunto second hand e riuscirete a sfruttare i vari trend moda perché poi si trovano sempre perché la moda è un ritorno di varie cose, quindi potete sempre seguire i trend del momento se volete, però con gli abiti di seconda mano e non andare a alimentare questa industria che è veramente tossica. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.